Perfetto, buongiorno a tutti. Sono, come anticipato da Serena, sono Michele e oggi insieme a Domenico vi presenteremo questa soluzione elaborata da Tenaris in collaborazione con SIGAP per servire un modello di visione attraverso un cluster Kubernetes attraverso un worker remoto su un altro continente. Prima di iniziare vorrei giusto spendere due parole su di noi. Io sono appunto Michele Zanchi, sono un ingegnere informatico e lavoro presso Tenaris nel Dipartimento di Data Science da oltre 5 anni come Data Engineering. Con me oggi c'è Domenico. Domenico, se vuoi dirci due parole su di te. Sono Domenico Messina, sono appunto team leader e senior architect in SIGAP. Spenderei giusto due parole per quanto riguarda la nostra azienda, quindi SIGAP. SIGAP è un'azienda open source di ingegneri del software che è specializzata in automazione di infrastruttura, Kubernetes, ingegneria e tecnologie cloud native. Quello che facciamo è appunto aiutare imprese e organizzazioni di tutte le dimensioni, quindi abbiamo dalle piccole e medie imprese fino alle grosse corporate nel percorso d'adozione diciamo di tecnologie cloud native. E come lo facciamo? Lo facciamo fornendo servizi professionali, realizzando prodotti ed erogando competenze tramite la somministrazione di corsi mirati. Siamo gli sviluppatori e maintainer di una distribuzione di Kubernetes certificata dalla Cloud Native Computing Foundation che si chiama Fury, che è una distribuzione modulare con una command line dedicata per la gestione appunto del lifecycle del cluster Kubernetes ed è tutta basata su tecnologie upstream della CNCF. Ci permette sostanzialmente di realizzare dei cluster Kubernetes production ready as code nel minor tempo possibile. Comunque, per i più curiosi, lascio qui all'interno della slide l'handler dell'organization in GitHub, che è SIGAP.io, così diciamo, potete prendere visione anche degli altri progetti open source, perché questo ovviamente non è l'unico. Andando avanti, è anche diciamo, doveroso far notare che siamo certificati Kubernetes Training Partners. E anche service provider, abbiamo la Silver Membership sia all'interno della Cloud Native Computing Foundation sia per la Linux Foundation Europe. Giusto una curiosità, diciamo, il rapporto professionale con Tenaris è nato circa nel 2019-2020, quindi dura già da un po' di anni e comunque siamo contenti di poterlo, io e il mio team, di poterlo portare avanti sempre con delle nuove challenge, quindi questa che presenteremo oggi è appunto una delle più, immagino, più rilevanti e più interessanti. Grazie Michele per questa parentesi, ti lascio nuovamente la parola. Grazie a te, Domenico. Sì, giusto due parole anche su Tenaris. Tenaris è un'azienda multinazionale, leader mondiale nella produzione di tubi in acciaio senza saldatura, principalmente per il settore oil and gas, ma anche per il settore automotive. Per elementi strutturali e altre applicazioni. Come vedete, vi ho portato alcuni numeri che, giusto per dare contestualizzare la realtà di Tenaris, vedete che è una multinazionale presente in tantissimi paesi con oltre 29.000 dipendenti. Giusto per dare un'immagine della distribuzione geografica di Tenaris, vediamo qua rappresentate sulla mappa geografica, sulla mappa del mondo, sostanzialmente tutti gli impianti di produzione, servizi uffici di Tenaris. Oggi comunque parleremo del collegamento tra questi due impianti, il centro di innovazione che è presente in Dalmine, in provincia di Bergamo, con l'impianto di produzione di Bay City in Texas, negli Stati Uniti. Solo un'ultima cosa prima di entrare nel merito, io faccio parte del team di Data Science che abbiamo rappresentato in foto. Il team si occupa a livello globale per Tenaris di
principalmente di due cose: di applicare modelli di machine learning e algoritmi di ottimizzazione da un lato all'ambito industriale e dall'altro con un team specifico di cui faccio parte, invece della gestione e dell'integrazione di flussi dati provenienti da sorgenti differenti e analisi dati avanzate attraverso l'utilizzo di codice Python in generale e tool di business intelligence. Inoltre poi ci occupiamo anche di tutta la manutenzione e l'aggiornamento della parte infrastrutturale e tecnologica del team. Ok, ora prima di entrare nel merito della soluzione vorrei darvi giusto un po' di contesto alla parte industriale del caso. Il progetto che andremo a presentare riguarda una specifica fase di produzione dei tubi non senza saldatura in acciaio, in particolare la prima fase, che è la fase di perforazione, che viene eseguita attraverso una macchina chiamata perforatore di Mannesmann. Qua vi ho portato un breve video che trovate completo con tutte le fasi di lavorazione sul canale Tenaris di YouTube, in cui cercherò di darvi un'intuizione su come funziona il processo. In particolare vediamo che questa è una billetta di acciaio che viene scalata a 1200-1300 gradi, che viene appunto immessa in questa macchina chiamata perforatore, che attraverso questa punta, questo intrezzo, viene sostanzialmente forata al fine di diventare poi un tubo sbozzato che poi attraverso fasi successive verrà poi raffinato. Vi ho mostrato questo video per giusto darvi un'intuizione del tema, perché quello di cui parleremo oggi riguarderà appunto questa punta, che è l'attrezzo che serve appunto per la perforazione. In particolare nell'impianto statunitense di Tenaris questo attrezzo viene montato in modo attraverso un processo automatico a quest'altro attrezzo chiamata stanga. Tuttavia ci sono dei rari casi in cui questo montaggio non è effettuato in modo corretto e quindi la punta può essere persa, può cadere durante le movimentazioni all'interno della macchina del perforatore. Questo può causare sostanzialmente l'inizio del processo di perforazione senza punta, che ovviamente viene bloccato perché è impossibile, ma questo va a danneggiare la macchina stessa, l'attrezzatura, e inoltre provoca una interruzione non operativa di alcune ore, chiaramente che ha un costo molto importante per Tenaris. Quindi quello che abbiamo fatto è creare un sistema di identificazione e localizzazione dell'immagine, della punta all'interno dell'immagine. Vi porto qua due esempi: in alto un'immagine con la punta e sotto un'immagine invece senza punta. Vorrei darvi poi un'idea di come si inserisce questo sistema nel loop di controllo, chiaramente molto ad alto livello, della macchina. Prima del nostro sistema il loop del controllo era più o meno questo, cioè avevamo che ogni 30 secondi avevamo un'attività di perforazione che poco prima veniva sostanzialmente preceduta dallo scatto di una fotografia che veniva mostrata all'operatore, che attraverso un controllo manuale poteva decidere se bloccare le operazioni in caso in cui notasse che la punta nell'immagine non era presente. Ovviamente dovete pensare che fare questo ogni 30 secondi era davvero laborioso e quindi non era sostanzialmente sostenibile, se pensiamo che l'operatore deve fare n altre attività in contemporanea. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato quello di inserire un modello di machine learning che fosse in grado di identificare e localizzare la presenza della punta nell'immagine. In caso in cui questo modello non avesse rilevato la presenza dell'immagine, allora in quel caso avremmo bloccato le operazioni e richiesto la supervisione dell'operatore, che attraverso un controllo manuale avrebbe verificato innanzitutto la predizione del modello. E in caso in cui la punta non ci fosse proprio nell'immagine, avrebbe effettuato delle verifiche all'impianto. E quindi l'operatore è diventato da un controllore, una parte attiva, a un supervisore, quindi lasciando molto più tempo per delle attività più importanti. Ora, questo sistema presenta diversi requisiti. Abbiamo quattro requisiti: tre requisiti modellistici e un requisito architetturale. I primi due requisiti modellistici riguardano le performance del modello. Ovviamente noi vorremmo che il modello, che il sistema funzioni
funzioni sempre, che non sbagli mai, ma chiaramente sapete bene che un modello di machine learning è un modello statistico, quindi è praticamente impossibile fare un modello che non sbagli mai. Però possiamo sbilanciare, valutare in modo differente gli errori che fa. Per esempio noi, vedete qua che noi abbiamo voluto azzerare i falsi positivi, cioè vogliamo azzerare quella condizione in cui il modello va a predire la presenza di una punta in un'immagine in cui in realtà la punta non c'è, perché questo ha un impatto catastrofico sull'impianto. Ovviamente poi avremo sempre una trash, una coperta corta, che quindi andremo a sbilanciare verso i falsi negativi, cioè la predizione contraria, cioè quando il modello tenderà a predire l'assenza di una punta anche in presenza di punta, e vorremo chiaramente minimizzarli. Infine, l'ultimo requisito modellistico è anche la localizzazione della punta, perché oltre all'identificare la presenza della punta nell'immagine è importante anche la posizione, perché una posizione anomala potrebbe essere un campanello d'allarme che qualcosa all'interno dell'impianto non sta funzionando correttamente, oppure qualche attrezzatura potrebbe essersi in qualche modo rotta. E per questo è importante avvisare l'operatore in modo che possa effettuare dei controlli. Infine abbiamo un vincolo temporale, che è un requisito architetturale, perché all'interno dobbiamo bloccare le operazioni all'interno di un tempo prestabilito, che l'impianto, considerando da quando viene scattata la fotografia a quando le operazioni effettivamente iniziano, più un certo margine è circa di 3 secondi. Tenendo in conto tutto ciò che del contesto e dei requisiti, vado a presentarvi la nostra soluzione modellistica. La soluzione modellistica per cui abbiamo optato è stata quella di utilizzare uno YOLO, che è stato dell'arte per l'object detection e che si sposa molto bene anche per un caso come il nostro, che è una classificazione con localizzazione, quindi un sottocaso, diciamo, un caso più semplice dell'object detection. Quello che abbiamo fatto è stato quindi prendere uno YOLO preaddestrato su un dataset generico e poi effettuare una fase di fine tuning con un dataset custom di circa 2000 immagini che abbiamo collezionato dal campo, e abbiamo quindi ottenuto uno YOLO specializzato adatto al nostro specifico caso. Ovviamente le prestazioni di questo modello sono molto buone, tanto che possiamo metterle in produzione. Vediamo infatti che rispetto al requisito di classificazione con localizzazione, ma questo era per design di YOLO. Poi inoltre vediamo che sia la precision che la recall sono estremamente alte, vediamo che praticamente non sbaglia mai per quanto riguarda i falsi negativi, e invece sbaglia circa 2 immagini su 70.000 circa, che è il nostro dataset di test, per quanto riguarda i falsi negativi. E anche il tempo di classificazione è di circa 300 millisecondi in CPU, che comunque è molto minore rispetto ai 3 secondi del tempo limite. Ovviamente a questi 300 millisecondi bisogna aggiungere tutto il tempo di scatto della foto, blocco delle operazioni, eccetera, però comunque è un tempo che è efficace sostanzialmente. Qua non vedete la metrica di accuratezza perché, non l'ho detto prima, ma il dataset è estremamente sbilanciato, perché gli eventi di perdita della punta sono estremamente rari, di circa 1 o 2 casi all'anno, quindi non avrebbe senso andare a valutare l'accuratezza. Banalmente un modello che predice sempre punta farebbe un'accuratezza estremamente elevata. Ora che abbiamo però un modello funzionante, non è sufficiente nel nostro caso, perché noi abbiamo la necessità di renderlo fruibile all'impianto. Per fare questo abbiamo scelto questa soluzione architetturale, abbiamo quindi inglobato il nostro modello in un REST service in Python. Abbiamo optato per questa scelta perché per semplificare l'integrazione con le applicazioni legacy che erano presenti in impianto, e quindi questo ci risultava molto semplice utilizzare questa modalità. Abbiamo poi containerizzato in un'immagine l'applicazione e reso disponibile e servito attraverso il nostro cluster Kubernetes con distribuzione Fury. Perché abbiamo optato per utilizzare un cluster Kubernetes, che tra l'altro era presente in Dalmir, rispetto a
una soluzione vanilla in impianto, direttamente in impianto, questo perché ci dava diversi vantaggi, tra quali l'integrazione con il sistema monitoraggio già presente nel cluster, l'alta affidabilità, la ridondanza su più nodi, ed inoltre ci permetteva di utilizzare senza nessuna modifica la nostra pipeline di CI/CD. Quindi la soluzione finale era sostanzialmente questa qua. Abbiamo che il nostro modello, che viene eseguito in Italia nel nostro cluster Kubernetes, che si collega agli Stati Uniti attraverso una sorta di rete privata e riesce a comunicare in tempo utile alla macchina di perforazione. Questa soluzione chiaramente funzionava e è stata utilizzata per diversi mesi, ma durante i quali abbiamo osservato due punti di miglioramento. Il primo punto di miglioramento sono degli eventi di timeout. Cioè, capitava che a causa della latenza della connessione intercontinentale il tempo totale di risposta del sistema era superiore ai famosi 3 secondi che dei requisiti funzionali. Questo faceva sì che l'impianto veniva bloccato, che l'operatore dovesse controllare effettivamente manualmente la presenza o meno della punta e far ripartire le operazioni nel caso. E questo andava a creare delle interruzioni non operative di circa, stimate come 5 minuti per giorno, che può sembrare poco, però in realtà non lo è. E per questo, e inoltre, l'impianto ci ha anche fornito un nuovo requisito, che era quello di poter funzionare offline, cioè senza quindi questa connessione intercontinentale. A questo punto quindi ci siamo rivolti ai nostri amici di SIGAP per chiedere loro un aiuto nel definire una soluzione architetturale che ci permettesse di posizionare il nostro modello di machine learning in locale negli Stati Uniti, ma continuare a gestirlo attraverso il nostro cluster Kubernetes. E qui lascio la parola a Domenico, che vi spiegherà la soluzione architetturale. Grazie mille Michele. Prendo un attimo il controllo delle slide per fare una piccola premessa che secondo me è doverosa, perché immagino che qui in chat ci siano sia esperti di Kubernetes, sia magari professionisti che lavorano con tutt'altro, per cui chiedo, diciamo, ai primi di concedermi una piccola introduzione e qualche licenza poetica, se così vogliamo chiamarla, ai secondi un feedback. Sempre ben accetto. Iniziamo a dire cos'è Kubernetes. Kubernetes è un orchestratore di applicazioni all'interno di un cluster, cluster che è costituito da molteplici nodi. In Kubernetes distinguiamo due ruoli, che sono i ruoli canonici per Kubernetes, appunto, che sono il ruolo control plane e il ruolo worker. Quindi abbiamo questi due gruppi, diciamo così, di nodi. Il ruolo control plane è quello che ci assicura sostanzialmente il corretto funzionamento del cluster e ci permette anche di amministrarlo e di gestirlo. E poi abbiamo il ruolo worker, invece, che ha il compito di ospitare tutti i carichi di lavoro applicativi. All'interno del control plane abbiamo vari componenti di Kubernetes che sono in esecuzione, tra cui ne distinguiamo uno che tra l'altro è facoltativo, che è il Cloud Controller Manager, che è sostanzialmente un componente che osserva lo stato dei nodi e interroga o comunque interagisce con l'API del cloud provider o dell'hypervisor che ha essenzialmente fornito, messo a disposizione quel determinato nodo. Sempre all'interno del control plane abbiamo l'API server, che è un server vero e proprio che espone dell'API appunto per l'amministrazione del cluster e offre ovviamente delle capacità, diciamo, di ottenere informazioni a tutti gli altri componenti di Kubernetes. E infine abbiamo la kubelet, che è in realtà un agente che è presente su tutti i nodi, quindi non solo sul control plane, che è un piccolo demone che garantisce che un workload assegnato al nodo in cui la kubelet si trova sia effettivamente in esecuzione. Se non lo è, diciamo, cerca di eseguire quel workload. Detto ciò, torniamo un attimo al nostro case. Noi abbiamo diciamo questo client negli Stati Uniti d'America che interroga un servizio che si trova su un cluster Kubernetes in Italia. Questo comporta, ovviamente, visto la presenza di un oceano di mezzo, una latenza che abbiamo rilevato essere variare tra i 400 e gli 800 millisecondi, con dei picchi in realtà che andavano ben oltre gli 800 millisecondi, e rilevavamo anche un'interruzione della connessione sporadica, quindi insostenibile. Quindi l'obiettivo è proprio quello che
vedete nell'immagine, nel diagramma a schermo, cioè quello di localizzare un remote worker, quindi un nodo worker, in prossimità del client, quindi negli Stati Uniti d'America, e federarlo con il cluster Kubernetes, perché è quello che vogliamo gestire. Dunque, per fare questa operazione, quali sono state le considerazioni che abbiamo fatto? Io diciamo che ho diviso il flusso in fasi. La prima fase, che è quella preliminare, appunto quella della verifica delle regole del firewall. Abbiamo raggruppato le regole in tre domini, quindi un dominio applicativo che ha un impatto diretto appunto sul remote worker, perché abbiamo la necessità di esporre al client le non ports, diciamo, applicative, che sono 443.80 al client, quindi nulla di nuovo in tutto ciò. Abbiamo anche il gruppo che ha relativo al funzionamento proprio intrinseco di Kubernetes, quindi node port services, quindi il reggio dedicato ai node port services e l'API della kubelet su tutti i nodi, e infine appunto il gruppo relativo alla CNI, dove CNI sta per Container Network Interface, che è una sorta di interfaccia delle regole che vanno implementate per realizzare quello che è l'overlay network di Kubernetes, quindi la rete virtuale che Kubernetes usa per far parlare fra di loro gli applicativi, sostanzialmente. Quindi diciamo che verificato tutto ciò, configurati i firewall che entrano in gioco appunto opportunamente, passiamo alla fase di join del worker sul cluster, la fase di join che consiste appunto nella federazione di questo nodo al cluster, quindi la compartecipazione al cluster di Kubernetes. Solo che c'è stato un problema, perché ci siamo accorti che appunto la readiness fosse compromessa, perché sostanzialmente il remote worker, come potete vedere, una volta che viene federato al cluster, abbiamo appunto una sorta di spostamento del problema, quindi non una risoluzione del problema, perché come vedete al momento non c'è alcuna comunicazione fra il client e il cluster Kubernetes, ma abbiamo una comunicazione fra la kubelet e il control plane node all'interno del cluster Kubernetes, che sostanzialmente comunica il proprio stato. Abbiamo questa forte latenza che si interpone fra la kubelet e l'API server che sta sul control plane, che può portare appunto a un partizionamento del sistema. Questo partizionamento comporta la marcatura del remote worker come in uno stato di not ready, quindi non è eligibile a diciamo schedulazione, quindi non può essenzialmente dispiegare degli applicativi sul remote worker. L'altro problema invece è legato a quell'altro componente che citavo poc'anzi, che è il Cloud Controller Manager, perché tra l'altro è il primo problema che si presenta in ordine cronologico a partire dal join di questo nuovo nodo, perché sostanzialmente il Cloud Controller Manager si accorge che dell'esistenza di questo, comunque della richiesta di join di questo altro nodo. Il Cloud Controller Manager interroga la Pervisor in questo caso per ottenere delle informazioni e anche comunicarne delle altre alla Pervisor, solo che la Pervisor non si ritrova quel nodo, perché appunto è stato provisionato da un hypervisor che sta in oltreoceano, quindi tutto un altro ecosistema. Quindi da un 2D pick, l'hypervisor dà un 2D pick a Kubernetes, Kubernetes ne prende atto e lascia marcato come non inizializzato quel nodo, quel remote worker. Quindi abbiamo questi due problemi da affrontare. Per risolvere il primo, facciamo un piccolo zoom in sul funzionamento della kubelet. Quello che succede su Kubernetes è che la kubelet comunica o comunque aggiorna lo stato del nodo in cui si trova periodicamente all'API server ogni 10 secondi, e contemporaneamente il Cloud Controller Manager controlla questo stato ogni 5 secondi. Se lo stato risulta aggiornato all'interno di una finestra temporale di 40 secondi, quindi un grace period di 40 secondi, allora il nodo viene considerato come in salute, un nodo healthy, altrimenti viene marcato come not ready. Come abbiamo risolto questo problema? Beh, è semplice, perché noi possiamo intervenire su questi parametri. I parametri sono che entrano in gioco appunto sono node status update frequency, node monitor period e node monitor grace period. Intervenendo su questi possiamo adattare il sistema alle nostre esigenze. Comunque il messaggio che voglio far passare è questo: se vogliamo un cluster Kubernetes che sia diciamo iperreattivo nei confronti di cambiamenti di stato, allora quello che dobbiamo fare è aumentare la frequenza e ridurre la finestra di grace period.
Se al contrario vogliamo ottenere un sistema più, come dire, più rilassato, no? Più diciamo, resiliente alle perturbazioni, diciamo così, dobbiamo ridurre la frequenza e aumentare la finestra di grace period, che praticamente, ovviamente, nel nostro caso rientra in questo secondo scenario. Dopodiché abbiamo il problema del Cloud Controller Manager, quindi legato al Cloud Controller Manager, ma abbiamo risolto molto semplicemente rimuovendo un flag della kubelet, o comunque una configurazione della kubelet, in cui viene definito appunto un cloud provider external. Quindi rimuovendo il flag Cloud Provider External dagli argomenti della kubelet, noi garantiamo, comunque permettiamo a Kubernetes di utilizzare diciamo, il Kubernetes Controller Manager per quel determinato nodo, e quindi fa fede solo ed esclusivamente allo stato intrinseco del nodo, quindi senza alcuna comunicazione nei confronti del cloud provider o nel nostro caso di un hypervisor, visto che siamo in uno scenario del tutto on-premises. Quindi il risultato di questa operazione qui è un equilibrio stabile fra il remote worker e il resto del cluster, quindi abbiamo uno stato di healthy, quindi il worker è in grado d'ora in poi di ricevere o comunque fornire dei workload. Ancora non abbiamo però parlato dell'applicazione, perché adesso si passa alla fase 3, la fase successiva, che è appunto l'onboarding di questa applicazione, perché vogliamo appunto che essa sia deployata esplicitamente sul remote worker e non altrove, e che sia anche accessibile in prossimità dal client, rimuovendo quella fastidiosissima latenza che si presentava all'inizio e che dava dei problemi e dei disservizi alle operazioni di Tenaris. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è intervenire su, o comunque alterare il ciclo di scheduling, si dice, di questa applicazione, e vediamo come fare. Innanzitutto dovremmo appunto applicare una label, che noi ovviamente abbiamo chiamato remote worker, una label al nodo. Questo è un meccanismo che ci fornisce Kubernetes, perché Kubernetes permette di associare delle label a tutte le risorse, gestite appunto da Kubernetes stesso. Questo lo si fa sia per, diciamo, per agevolare, diciamo, tutte le operazioni di query o comunque di filtraggio di tutte le risorse di Kubernetes, ma principalmente per mettere in relazione delle risorse. L'altro step è quello dell'applicazione di un tent al nodo con effetto no schedule. Il tent è sostanzialmente un repellente, così come noi, diciamo, utilizziamo il repellente a zanzare durante il periodo estivo per tenere lontane quelle fastidiosissime zanzare. Noi possiamo letteralmente spruzzare un repellente sul remote worker affinché possa tenere lontano tutti i workload. Quindi in realtà in questo preciso istante noi vogliamo un worker del tutto vuoto. Lo si fa con questo snippet che viene applicato alla risorsa nodo, quindi lo possiamo fare sia imperativamente che dichiarativamente. L'effetto no schedule, che è quello che ci interessa, poi definiamo anche una coppia chiave valore arbitrariamente scelta. Nel nostro caso noi vogliamo identificare appunto il ruolo che il remote worker ha con valore appunto remote worker. E poi, spostandoci di nuovo sulla definizione dell'applicazione su Kubernetes, noi dobbiamo applicare sia una toleration che un'affinità al manifest di quell'applicazione. La toleration, che sarebbe la prima parte dello snippet che vedete su schermo, è quella che permette all'applicazione di, tra virgolette, ignorare o comunque resistere a quel repellente che abbiamo applicato poc'anzi al nodo. E la seconda parte è invece quella relativa all'affinity, in cui noi diciamo esplicitamente che quel particolare workload deve essere allocato su diciamo, i worker nodes che rientrano nella categoria remote worker, o comunque nel ruolo remote worker. Quindi abbiamo deployato questa applicazione sul remote worker, però ancora non abbiamo detto come connetterla appunto al client. Abbiamo deciso di non utilizzare Node Port, perché comunque i services di tipo Node Port espongono diciamo, le porte su tutti i nodi del cluster. Ovviamente sulla fronte italiano non ci servono, quindi abbiamo scartato questa ipotesi. Poi abbiamo scartato anche l'utilizzo
utilizzo dell'ingress controller resistente perché i nodi dedicati appunto al traffico north-south all'interno del cluster risiedono in Italia, quindi saremmo tornati al problema iniziale, e quindi abbiamo scortato anche questa ipotesi qui. Non abbiamo voluto nemmeno utilizzare un ingress controller dedicato, proprio perché diciamo il comportamento in caso di partizionamento dipende molto dall'implementazione dell'ingress controller, e quindi abbiamo anche scartato per questa ipotesi. Quindi andiamo direttamente alla soluzione finale, che è stata quella magari più semplice, ovvero il fatto di andare a deployare un reverse proxy sul, esplicitamente, quindi con tutte le configurazioni che abbiamo visto finora, sul remote worker. Noi l'abbiamo chiamato Nginx, e abbiamo operato il binding fra la porta 443 di questo reverse proxy con la porta 443 del remote worker. E ovviamente abbiamo configurato opportunamente questo reverse proxy in maniera tale da andare direttamente in upstream sulle chiamate verso diciamo, l'applicativo di Computer Vision, utilizzando un service di tipo cluster IP di Kubernetes. Quindi quello che abbiamo ottenuto, ovviamente per fare ciò abbiamo utilizzato la direttiva host port, che è una specifica dei container all'interno del manifest applicativo. Quindi il risultato ottenuto è il seguente: abbiamo il client che interroga l'applicazione in prossimità, quindi a bassissima latenza, con un plus che non è da poco, ovvero l'implementazione di un meccanismo di failover implementato appunto lato client, che permette di redirigere il traffico su l'applicazione equivalente però gestita in modo canonico sul cluster di Kubernetes, introducendo di nuovo la latenza, però comunque in questo caso facciamo affidamento ai meccanismi di self-healing di Kubernetes al fine di riportare l'operatività sull'applicativo che gira all'interno del remote worker, e permettere così al client di tornare a funzionare in modo a bassa latenza. Ecco. Vale la pena anche spendere due parole per quanto riguarda il processo che abbiamo adottato per risolvere questi problemi. Abbiamo fatto un design e una proof of concept in ambiente di preview multi-tenant, quindi un ambiente considerato un ambiente usa e getta. E su questo ambiente usa e getta abbiamo condotto dei test di tolleranza al partizionamento e di chaos injection tramite traffic control sul traffico, appunto. Quindi abbiamo utilizzato questa command line per simulare sia la perdita di pacchetti sia diciamo l'introduzione di una latenza sulle interfacce Linux del remote worker. E dopodiché abbiamo condotto questi test, abbiamo visto che insomma tutto è andato per il meglio, abbiamo promosso l'architettura su ambiente di staging, abbiamo ripetuto i test, sono andati bene, e infine abbiamo propagato diciamo i cambiamenti sull'ambiente di produzione. Questo per quanto riguarda il case è tutto. Vale la pena citare un paio di progetti open source correlati che sono CubeEdge e Sedna, che trovate rispettivamente nel landscape della Cloud Native Computing Foundation della LFAI. CubeEdge è praticamente un appendice di Kubernetes, possiamo dire così, che permette di controllare tramite costrutti nativi sensori attuatori lato edge. Sedna è una sorta di overlay che ci permette di abilitare quella che viene definita Synergy, Cloud Edge Synergy, per quanto riguarda il contesto ovviamente dell'artificial intelligence, e che ci permette appunto di gestire ad esempio applicazioni di delivery di applicativi che fanno inferenza, o addirittura training remoto o quasi air gap, oserei dire. Comunque vale la pena esplorarli, ovviamente sono delle architetture piuttosto articolate, comunque sono molto, molto, molto rilevanti. Adesso vediamo l'impatto che il worker remoto ha avuto sull'operatività dei processi produttivi di Tenaris. Quindi passerei nuovamente la parola a Michele, grazie dell'attenzione. Michele, non ti sentiamo, penso che tu abbia il microfono disconnesso, o comunque... Scusate, mi sentite? Eccoci, adesso ti sentiamo.
scusate. No, dicevo, in questa dashboard vediamo il tempo di risposta round trip, quindi andata e ritorno, e vediamo che dal 20 marzo, quando abbiamo importato il nostro nuovo, il modello locale, vediamo che è diminuito del 67% il tempo medio di risposta, cosa non fondamentale per noi. Quello fondamentale è che è diminuita del 90% la deviazione standard, quindi la varianza dei tempi di risposta è calata tantissimo, ed è questo che ci creava problemi. Infatti dal 20, se vediamo questo grafico che rappresenta gli errori di timeout, dal 20 marzo in avanti abbiamo avuto per i primi 7 giorni 0 eventi di timeout, e fino ad oggi, quindi in 2 mesi, circa 2 errori, solamente 2 errori di timeout. E quindi questo ha avuto un impatto enorme sulle operation, praticamente azzerando quelle famose interruzioni non operative che abbiamo visto prima. Con questo concludiamo la nostra presentazione e cogliamo l'occasione per ringraziare tutto il nostro pubblico. Ok, grazie Michele, grazie Domenico. La presentazione è stata interessantissima. Io vi ho sentito in background, coglievo molte frasi, ma purtroppo non tutto, però devo dire sono riuscita a seguire la maggior parte del talk ed era molto interessante, come in realtà mi aspettavo. Allora, non so se ci sono domande dal pubblico, però intanto ve ne faccio una io. Allora, rispetto anche a tutto, diciamo, il processo che avete affrontato, quali sono le sfide più importanti che avete dovuto gestire, soprattutto nel momento in cui, diciamo, avete pensato anche alla gestione degli incident in uno scenario in cui abbiamo appunto questa replicazione cross continent, che diciamo, su cui avete avuto materiale per studiare, per analizzare? Non so se vuoi rispondere Michele o Domenico, chissà. Allora, io potrei... mi sentite, vero? Sì. Sì. Dunque, per quanto riguarda la gestione degli incident, ovviamente questa modifica all'architettura, comunque l'introduzione di questo remote worker, diciamo così, non ha un impatto, comunque dei cambiamenti su quello che era la gestione degli incident di partenza, perché comunque consideriamolo... che cioè, facendo parte sempre dell'ecosistema di Kubernetes, abbiamo tutto lo stack tecnologico a supporto sia del logging che del monitoring che della gestione degli alert. Quindi diciamo che non abbiamo, cioè tutto è venuto, diciamo, abbiamo potuto realizzarlo tutto quanto in modo armonico e naturale, senza dover andare a cercare dei workaround o comunque delle modifiche ad hoc per appunto monitorare lo stato di questo remote worker, perché tutto ci veniva diciamo in modo messo a disposizione in modo gratuito, diciamo, dello stack tecnologico di Kubernetes. Quindi questo è il vantaggio di utilizzare delle soluzioni che sono native, perché non abbiamo appunto violato il contratto, diciamo così, del framework. Quindi è andata bene, per fortuna. Sì. Oserei dire. Benissimo. E l'altra domanda che vi volevo fare è: come, in che modo avete pensato a diciamo la strategia da adottare quando si è trattato di utilizzare il transfer learning con un modello YOLO come soluzione modellistica? Come l'avete pensata? Ok, questa rispondo io. In realtà è stato un processo iterativo, nel senso che il primo modello che abbiamo messo in produzione era un semplice classificatore, perché all'inizio non c'era il requisito della localizzazione. E questo era un classificatore custom, completamente custom, che abbiamo realizzato, che funzionava comunque bene. Poi ci siamo resi conto che in realtà anche capire il posizionamento della punta nell'immagine poteva darci un vantaggio, perché poteva anticipare dei problemi, e quindi abbiamo deciso di introdurre appunto la localizzazione. E qua avevamo diverse vie: o utilizzare uno strumento molto potente come potrebbe essere uno YOLO, oppure ad esempio utilizzare, aggiungere la localizzazione a un esempio una rete custom, oppure un feature on transfer learning. In realtà abbiamo vagliato un po' tutte le opzioni. Il tema era che il dataset è estremamente sbilanciato, nel senso che avevamo
migliaia e migliaia di immagini con la punta, ma qualche decina senza punta. E quindi questo ci ha reso molto più facile utilizzare un transfer learning piuttosto che un modello custom. Ecco. Ok, ok, no, molto, molto interessante in realtà, sia, diciamo, sia quello che ha detto anche prima Domenico, sia quello che hai detto tu adesso, diciamo, mi aprono una serie di riflessioni sul tema, quindi niente, io vi ringrazio tantissimo per quanto riguarda il talk, è stato veramente interessante. Ricordo a tutti i partecipanti che potete scrivere in chat quanto, diciamo, avete trovato utile e interessante questo talk, esprimendo un voto da 1 a 5, dove 5 chiaramente è il voto più alto. Mi dicono dalla regia che c'è una domanda. Ok, c'è una domanda, grazie per il talk interessantissimo, quindi intanto ci portiamo a casa pure un feedback super positivo. Due domande, ecco, ovviamente arrivano in ritardo. Come avete gestito l'estremo sbilanciamento della distribuzione dataset relativo labeling? È una domanda un po' complicata, cerchiamo di sintetizzare magari. Ok, allora, innanzitutto utilizzare un modello preaddestrato aiuta tantissimo, piuttosto che partire da zero. Chiaro. E questo è fondamentale. E la seconda cosa, abbiamo cercato anche di fare documentation, ma è molto, bisogna stare molto attenti a farlo, perché l'importante è non introdurre delle condizioni che vanno a caratterizzare una classe rispetto a un'altra, che il modello potrebbe interpretare in modo errato. E quindi essenzialmente utilizzare il transfer learning è, secondo me, la scelta migliore. Ok, altra domanda veloce. Per il fine tuning dello YOLO avete usato solamente 2000 immagini? Sì, confermo. Ok, perfetto. Allora, grazie a Pio, grazie a Matteo per le domande, grazie ovviamente a Michele e a Domenico per la presentazione e per la vostra disponibilità. È stato un piacere vedervi. Grazie a te. Grazie a tutti, ciao a tutti. Mm-hmm.